Benvenuti in questo nuovo video su un argomento molto importante. Oggi approfondiremo il nuovo messaggio di Gesù sul prossimo Papa. Prima però ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per rimanere aggiornato sui nuovi video del canale. Il 19 gennaio 2023 Gesù si è mostrato nuovamente per poter parlare con un fedele riguardo l'annunciazione di un importante prossimo fatto. Questo messaggio, consegnato dal Figlio di Dio, riguarda il nuovo Papa ed è estremamente importante. Dunque, bisogna ascoltare con molta attenzione e senza perdere una minima parola del messaggio di nostro Signore Gesù Cristo. Bisogna aspettare il momento in cui avverranno determinati eventi. Il momento del giudizio piomberà su Roma, così arriverà il segno divino che nominerà il nuovo Papa. Gesù ha specificato che nel momento in cui l'essere umano non rispetterà il volere divino, ovvero decidendo di non seguire la strada tracciata da Dio, allora ci sarà una punizione divina. Sarà sigillata nuovamente Roma e le fiamme sostituiranno il pavimento della capitale se non verrà scelto colui che verrà indicato da Gesù e l'Altissimo. Il buon pastore ci ha tracciato la via che dobbiamo rispettare. Dunque, anch'io, disse il Figlio di Dio, darà loro il consiglio riguardo a ciò che bisogna fare prima e dopo la nomina del nuovo Papa. Presto le cose cambieranno, aggiunse Gesù. Così, finalmente, la nuova strada di Dio sarà percorsa da parte dell'uomo. La via sarà chiara fin dall'inizio, con il nuovo Papa che agirà seguendo i dettami indicati dall'Altissimo e mai si opporrà alle decisioni di Dio, le quali sono tutte mirate alla nostra salvezza. Sarà la fine per il male, poiché il regno di Dio verrà ricreato anche sulla terra e così resterà nei secoli dei secoli. Non ci sarà sangue che verrà sprecato, non ci sarà essere che temerà più la paura del peccato. Non ci sarà, dunque, nessun timore nell'accettare il destino che Dio ha programmato per l'intera umanità e tutto partirà proprio con la nuova nomina del prossimo Papa che salverà la Chiesa Cattolica. Ma il demonio, che lui ovviamente proverà a ribaltare questa scelta divina, appare logico pensare che il demonio proverà ad entrare nella mente delle persone, come già adesso fa. Egli è geloso del potere di Dio. Egli freme dalla voglia di rovesciare l'ordine precostituito che vede l'Altissimo come salvatore del mondo da lui stesso creato. Allora? Allora toccherà agli stessi esseri umani, figli del Creatore, difendere le scelte del Padre e seguire la dritta via. Ancora una volta il male verrà sconfitto e l'intero mondo verrà salvato dal peccato e dalle menzogne del falso Dio. Ancora una volta Satana verrà sconfitto, poiché se ciò non dovesse accadere e un papa cadesse tra le mani del diabolico demone, allora sarebbe la fine per il libero arbitrio e per la libertà umana. Gesù ha parlato di disgrazie incalcolabili se Satana vincerà questa battaglia. Agli aurei cieli che attendono le pie persone che hanno sempre seguito le religioni di Dio, saranno fatti corrispondere gli orridi e scomodi scogli di pietra sui quali si siede il demonio. Non ci sarà più giustizia se il nuovo Papa non sarà colui che è stato indicato dal Divino. Dunque, bisogna diffidare dalla proposta del maligno. Egli vive tra di noi e proverà a tutti i costi ad immischiarsi negli affari della Chiesa Cattolica. Eppure, nonostante tutto, anche il diavolo stesso sa bene che è destinato al fallimento. Nonostante tutto, egli perderà. Dio solo sa cosa potrebbe accadere se il demonio riuscisse a vincere questa battaglia. Immaginate di vedere bruciare le città. Immaginate di vedere il popolo di Dio succube di un potente maligno, i cancelli del paradiso chiusi per sempre, le bianche nuvole che diventano nere, come il colore del cuore del diavolo. Non siamo pronti a vedere tutto questo, e mai lo saremo. Ecco perché dobbiamo combattere. Bisogna lottare per il bene del mondo. La nostra missione è avere fede, riuscire lì dove c'è possibilità di fallimento. Ecco perché l'acqua benedetta,
il rosario e ogni altro strumento che ci è stato dato da Dio in persona per adempiere alla nostra missione va rispettato e portato sempre con sé. Ecco perché c'è bisogno di fare qualcosa in più da parte di tutti. C'è bisogno che tutti ritrovino la fede in Dio, così che il nuovo Papa possa subito agire per estirpare il male dal mondo. Ecco allora che vi ricordo di pregare affinché il male non vinca mai. Cliccate sulla campanella e non scordate di iscrivervi al canale, così da restare sempre aggiornati sulle nuove apparizioni dei santi.